5 armi meta su Warzone 2. Quest'oggi vi propongo le armi migliori con cui sono riuscito a fare un bel po' di win, con cui mi sono divertito un sacco, molto stabili, con pochissimo rinculo, un super danno. Insomma, le armi che reputo più forti su Warzone 2. So benissimo che ci sono molti altri meta, altre build fantastiche che arriveranno ovviamente nelle prossime settimane. Intanto accontentiamoci di queste 5 armi. Vi consiglio di guardare tutto il video, vi spiego un attimino come è strutturato. Vi introduco due armi, faccio una partita con esse, vi faccio vedere quanto squagliano e a fine di questa partita vi faccio vedere le build. Successivamente prendo altre due armi, faccio una partita, vi spiego le build e così via ragazzi. Quindi provate queste armi, lasciate un like, un commentino, se ancora l'avete fatto iscrivetevi al canale, grazie mille a tutti quanti del supporto, buona visione raga. Entra dentro con me bro. Arrivo, aspettami. Quasi fatto. Questo qua fa... Pa 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 pa. Ah, eccoli. Sta salendo, uno fatto. Altri dentro. Madre mia che arma è. Ala. È in casa, in casa, in casa. Ok, ok, eccolo è fuori. Fatto uno. E così avete visto la potenza di questo scar, raga. Trovatemi un altro streamer, questo non ricorre. Prova me. Fatto. Due. Fatto uno. Non mi ha dato neanche una kill. Nemico in arrivo nell'area. Sulla casa. L'ho fatto quel uno, ok. No, qua dritto. Fatto uno. Sparano altri da sopra. Non miri, mi autoresso. Fatto uno. Vi faccio vedere la build della Vaznev, una delle prime armi che ho utilizzato su questo COD. Come volata mettiamo la Syngard, questa è la sua calibrazione. Come impugnatura mettiamo la X10 Nexus, come calibrazione ho messo questa. Caricatore da 45 e come calcio ho messo O3ZAT. Questa è la sua calibrazione. Questa è la classe del TAC-56, un po' diversa da quella del video, ma vi assicuro che questa qua è davvero devastante. Ottica VLK 4.0, volata Harbinger, questa è la sua calibrazione. Impugnatura demo IMP44, calibrazione questa, 40 colpi e come calcio il TV Cardinal. Questa è la sua calibrazione. Non vuole vederci. Al mare. Mercoledì dalle 15:18. I loot le fanno tipo a metà prezzo, capito? Una notte che Pepe deve fare l'albero di merda. Il 9, il 10 e l'11. Godo, cazzo, sei. Sul ponte. Ponte ponente potepi. Dietro, dietro, dietro di voi. Fatto. Fatto uno. Fatti due. Ora sei feclo, quello lì. C'è il colpo a destra. Bro, sotto il ponte. Quasi fatto. Fatto. A terra uno. Fatto uno. Confermato. Ti guardo dalle spalle. Guarda me, fatto. Minchia, vinta. Let's go! Sopra, sopra, sopra. Due fatti, due fatti, due fatti. Sopra qua. È one shot quello. Autore. Da me, sopra qua. Fatto un altro. A terra un altro. Lando. Oh no. Qua sotto, sotto, sotto. Minchia godo. Fatto un altro qua davanti, ragazzi. Sulla sinistra. È morto uno. Ok, niente.
Passiamo a questa bambolina, l'MP7. Come volata Bruen, questa è la sua calibrazione. Impugnatura Phase 3, questa è la sua calibrazione. Caricatore da 50 colpi, impugnatura Schläger Solder, non so come si dica, questa è la sua calibrazione. Come calcio abbiamo l'assalto 60 e questa è la sua calibrazione. STB 556, arma devastante, questo è il suo mirino con questa calibrazione. Come canna ho messo la 508, questa è la sua calibrazione. Sotto canna Grave Digger, questa è la sua calibrazione. Caricatore da 42 colpi e impugnatura Stip 40, questa è la sua calibrazione. La macchina dove tirarlo, c'è un... Due fatti. Tre fatti. Credo che non ci sia. Uno. Sopra. Quanti sono? No, no, c'è un altro. Fatto. Fatto un team, c'è un altro team qua. Anche Gian Gia, a tua destra, un altro. Fatto uno. Intanto, stato, intanto. Quanti? Qua un altro. Un altro dietro. Fatto. Bravi. Fatto allo shop. Sì. Fatto uno. Fatto. Fatto. Si sono paracadutati, guarda, guarda, guarda. Fatto, qua. Fatto. Qua c'è uno. Fatto uno. L'altro chi mi sta facendo, A terra anche dietro. Quasi fatto anche il cecchino. Ha distrutto, ragazzi. Ultima ma non per importanza, l'arma che trovate nel Battle Pass: calcio rimosso, laser VLK-LZR7, silenziatore con un nome impronunciabile, impugnatura Lock Grip Precision 40 e per ultimo l'impugnatura Bruen GR500. Arma davvero devastante. Il video è giunto al termine, fatemi sapere cosa ne pensate. Like e commentino se avete fatto, iscrivetevi al canale. Qua da già è tutto, ci becchiamo in un prossimo video. Grazie mille a tutti del supporto, bella raga.